Buongiorno ragazzi, qui è Frozen che vi parla e benvenuti in questo nuovo episodio su Go Vacation su Nintendo Switch. Vi ringrazio per tutto il supporto che avete dato alla serie durante questi episodi, ma soprattutto ragazzi miei belli, oggi proseguiamo la nostra avventura e andremo a fare tantissimi nuovi minigiochi, perché ho notato che la maggior parte di voi vogliono i minigiochi e va bene, vi porto i minigiochi, non c'è problema. Siamo diretti per fare tante attività subacquee oggi. Penso che comunque saranno la maggior parte legate all'acqua, quindi non per forza subacquee come ho appena detto, ma potrebbero essere anche per esempio di pesca. So che sentite un rumore molestissimo dal microfono, non è la mia voce ma è il ventilatore in sottofondo, perché qua in Sardegna fa un caldo pazzesco. E ragazzi, si sta veramente malissimo, non so con quale coraggio io stia registrando adesso in camera mia, con la porta chiusa e la finestra chiusa, perché se no sentite le maledettissime cicale estive che fanno quel... che è veramente molestissimo. Comunque eccomi qui. Ho notato che molti di voi hanno giocato questo gioco su Wii, cioè praticamente è stato il vostro gioco, non capisco il motivo. Gare moto d'acqua, me lo sento. Ah, l'attività trick moto d'acqua è da questa parte. Io imparo guardando, quindi mostrami cosa sai fare. Perché voglio imparare? Beh, c'è questa tipa, sai, adora le moto d'acqua ma non mi presta la minima attenzione. Quindi ho pensato che se la sorprendo con i miei trick forse inizierà a guardarmi in un modo diverso. No, no ragazzi, non lo farà. Ok, allora faremo qualche trick, va bene, stupiamo il nostro allenatore barra tizio che ci guarda. E oggi andremo a prenderci gli ultimi adesivi, mi pare, per arrivare a 10. Poi non so cosa succede a 10. Nel caso voi lo sappiate già, scrivetemelo nei commenti. Andiamo, andiamo, andiamo. Perfetto. Chiudi un sacco di trick nel tempo limite, va bene. Ok. Non ho idea di cosa io stia facendo, va bene, però l'ho fatto, quindi è andata bene. Ok, vai, si salta così. Non ho idea di come funzioni. Yeah, però i punti li sto facendo. Quindi, insomma, non ci vuole granché a fare le cose bene. Ok, questo era fatto perfetto, cioè non ti puoi lamentare di nulla. Ah, ho driftato malissimo all'ultimo. Yeah, 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 yeah. 360, 1080, altre manovre molto poco interessanti. Ma tipo sta salutando. Oddio, lo fa con una mano. No, ma fa soltanto il giro da quello che sto vedendo. Ok, se salto... Ah, posso fare anche i movimenti. Ok, ho capito, ho capito, ho capito come funziona. Saltiamo. Non ha senso. Fai un botto di punti basati sul niente. Ok, un bel drift per chiudere la partita come si deve. Ce l'hai fatta. Ti ringrazio, gioco, ti ringrazio. Ce l'ho fatta grazie al tuo tutorial. Vediamo soprattutto se mi dà un bel punteggio. Balletto tattico. Oh yes. Ok, abbandona perché abbiamo finito anche questo minigioco, le moto d'acqua. Resort mare, ma quel tesoro 7, hai trovato 0 dei 7 forzieri sparsi per tutto il resort. Eccotene uno. Aspetta, qua ci faccio uno screenshot. Questo sarà utile. Va benissimo. Beh, non è male come inizio, ma potresti fare molto meglio. Perché non ci provi un'altra volta? Un nuovo record è appena stato stabilito comunque. Ed eccolo qua, pronti per arrivare a... Oddio, 12 mi pare. Per la collezione di Visikawa Wii, la prossima attività che ti consiglio è triathlon. Vai alla spiaggia infinito per iscriverti. Va bene. Dov'è la spiaggia infinito? Adesso mi farà vedere nella mappa dove devo andare. Oddio, non è troppo lontana come posizione. Ti prego, ti puoi girare per favore? Ok, procediamo. Ogni tanto mi fa questo scherzetto. Va bene, io vado, ci vediamo lì. Lontananza, però tu mi devi spiegare perché mi hai dato la moto d'acqua se io devo arrivare fino lì. Oh mio Dio. Quanto siamo lenti. Eccomi qua. Preferisco il triathlon al cibo. Lo amo così tanto. Ce la metto sempre tutta. Puoi sempre rifarti nella disciplina del triathlon in cui sei più forte, che sia TV, moto d'acqua o maratona. Scommetto che non vedi l'ora di provare. Bene, allora diamoci una mossa e non mollare mai. Perfetto. Praticamente dobbiamo fare tutto quanto. Beh, la sento, me la sento, me la sento. Una gara con tre specialità, moto d'acqua, a piedi e ATV. No, aspetta, a piedi non mi piace. Ma stai scherzando a piedi? Sei pazzo che devo andare a piedi. Raggiungi il traguardo prima degli avversari. Va bene, se proprio devo. Mi ricorderò sempre il nome di queste persone che mi tagliano la strada. Ah, ma attenzione, sono già primo.
Sarà una gara più semplice del previsto, a quanto pare. Allora, devo stare tremendamente attento perché non mi ricordo come si drifta e secondo che tasto premo mi trovo a fare cavolate che non devo. Ciao be... No, mi ha usato per girare! Della serie levati! Sì, è stato stranissimo fare questo salto. Siamo già quasi arrivati? No, è uno dei checkpoint, probabilmente. Oddio, adesso... Oh mio Dio! Oddio, no! Dovevo cambiare! Devo scendere! Devo scendere! Dai, scendi, scendi! Ok, corri, corri! Ma siamo tutti terribilmente lenti! E senza senso! Ragazzi, vi prego, perché così? Attenzione! Frozen diventa quarto! Improvvisamente diventa anche terzo! È imprendibile, ragazzi! Sta superando chiunque! Ce la fa! Ce la fa! Come si fa a saltare, ragazzi? Non me lo segna. Quindi evito i salti. Semplicemente vado così. Vado a piedi. Ragazzi, fortissimo. Quasi secondo. Quasi secondo. E quasi alla TV. E quasi alla TV. Va bene, quello te lo pigli tu. Va bene, va bene, va bene, va bene. Me l'ha rubato. Che infame. Che infame, me l'ha rubato. Andiamo a prendercelo. Preparati perché sono terribilmente forte con la TV. Merito di Mario Kart. Tu prima mi hai tagliato la strada, giusto? Ciao belli, ciao baby, ciao! Ve l'ho detto che sarei arrivato prima. That's the point. Ok, ora dove stiamo andando? Non ne ho idea. Forse dovrei driftare? Boh. Oh, oddio mio. Mica l'avevo vista quella roba. Aspetta, io le due discipline le ho già fatte, quindi questa è l'ultima. La TV quindi è l'ultima. Va bene, ATV, All Terrain Venomoth. Un po' di drifting che non fa mai male. Aspetta, ma posso anche accelerare? Non so se questo è l'arrivo. Quasi. Eccolo. Aspetta, ci vado impennando. Oddio mio. Traguardo. E mi sbatto perché sono fortissimo. Quindi adesso posso saltare. Vai, salta. Non salta. Porca miseria. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo finito anche questa modalità. E abbiamo ben 12 adesivi. Bellissimo il fatto che siamo arrivati. 2 minuti e 29. Dai, neanche tanti. Mi aspettavo di più. Ok, allora saltellare. Agita il controller per saltellare mentre cammini. Cioè, devo fare così. Quindi, probabilmente devo saltellare. Yes, yes, saltello. Questo è solo l'inizio del cammino per diventare un campione del triathlon. La strada è lunga, ma so che puoi farcela. Ok, abbiamo tutti e 12 questi adesivi. No, ma sono 10, non 12. Ok, perfetto. Scherzavo, sono 10. Congratulazioni per i 10 adesivi raccolti. In cambio, ecco un'informazione speciale. Mai provato a partecipare di nuovo a un'attività in cui si ha già l'adesivo? Quando si ottiene un adesivo, diventano disponibili nuovi giochi per la stessa attività. Inoltre, si può partecipare a un'attività selezionando direttamente dal menu e attività in qualsiasi momento. Per la collezione adesivi Kawaii, la prossima attività che ti consiglio? Oh, ma guarda, hai già raccolto tutti gli adesivi di questo resort! E ora di scoprirne un altro. Ok. No, andiamo di ATV. Andiamo di ATV. Allora, dove dobbiamo andare adesso? Porca miseria, io sono dall'altra parte del globo, tipo. Vabbè, facciamo un giretto, andiamo a recuperare, boh, qualcosa. Porca miseria, cosa ho appena fatto? Come ho fatto a fare quella roba sul muro? Non ho idea. Cos'è, cos'è, cos'è? Perché posso parlare con te? Mi sono sempre piaciute le caverne, il brivido, l'avventura e i tesori nascosti, capisci cosa intendo? Scommetto che c'è una nave abbandonata da qualche parte e ci si può arrivare solo passando tra gli scogli con la moto d'acqua. Quanto è scontato il fatto che ci abbia appena detto: ehi, guarda che c'è un tesoro qui. Mamma mia, no, oddio, un topino. Bellini i topini, ma magari non ora, ok. Pronti, saltiamo. No, scherzavo, andiamo da qualche parte. Voglio andare innanzitutto a vedere se riesco a cambiarmi outfit. Mi fa morire questa feature. Non sapevo che si potesse fare questa cosa. Oh, ho visto il coso dei vestiti. Eccoci arrivati. Allora, cambiami i vestiti, baby. Benvenuto, qui ti puoi cambiare. Mostra a tutti il tuo stile sopraffino. La fine del mondo, mi posso cambiare. Allora, capelli, vediamo. Posso mettermi questo o questo. Anche il casco da moto. Oppure il cappello. Oppure quest'altro cappello. Ma vi dirò, mi piace terribilmente questo. Ha molto stile. Ok, allora, occhiali. Che bomba questi. Questi brutti. Questi brutti. Questi
Questo è il loro stile, ma sembrano molto da quegli sfigati, dei ciclisti sfigati. Non che i ciclisti siano sfigati, ci sono una determinata classe di persone sfigate che fanno anche ciclisti. Perché il ciclismo è fighissimo, quindi chiunque tocchi il ciclismo se la vedrà con me. Vediamo questa, no aspetta, non me la fa... Ah, ma è gialla. Raga, ma siamo bellissimi. Tu cosa mi fai fare? Ah, ma è la tizia, è la solita tizia, lasciami in pace. Raga, possiamo andare a Resort Città. Andiamo a Resort Città, ragazzi, andiamo a Resort Città. Ok, siamo quasi lì. Allora, agita il controller mentre cammini per fare un fischio. No, raga, ma stai scherzando. Ma stiamo scherzando? Io posso agitare questi per fargli fare un fischio. Cioè, un fischio. Stai scherzando? È tipo... È tipo la feature del mondo. Centro commerciale lava... No, vabbè, bellissimo. Aspetta! Ciao Frozen, in questo resort città troverai tutto dai passatempi alle corse. Potrei anche esplorare la città sui pattini o sullo skate! Festival dei motori. No, raga, lo skate. Ti prego, dammi... Ma io voglio gli skate... Aspetta. Muoviti. Ah, ma qua si misura... Ok. Oddio, si può saltare! Ma stai scherzando? Che turbo figata. Eccomi arrivato. Boom. Ehi, grazie di essere venuto qui al circuito Kawawi. Si tiene il Festival dei Motori. Partecipano piloti da tutto il mondo e ognuno è convinto di essere il più veloce in pista. Dato che sei qui, sarai come tutti gli altri. Ok, vai a prepararti. Sarà un'altra giornata di fuoco. Fai 3 giri del circuito e tagli il traguardo prima degli avversari. Con la macchina, no, ragazzi. Cioè, è pieno di minigiochi. Questo sta diventando il gioco definitivo. Se fosse stata una remastered, tipo in HD. Sarebbe stato il gioco definitivo per i party. E che ha questo problema della grafica? Andiamo. Ok, si può cambiare anche la visuale. No, ma c'è il... Sì. Però c'è anche il turbo. Ok, ma il turbo è obbligatorio, vero? No. Ok. Tipo la scia non esiste. È stranissimo. Lo specchietto è messo per finta. Oh, porca miseria. Oh, porca miseria. Ok. Devo imparare a frenare un po' di più. Ok, forse la visuale è meglio questa qua dall'alto, ho detto francamente. Ma qua non si può saltare comunque, la cosa mi dà un po' di fastidio. Spostatevi. Sto arrivando. Terzo, attenzione, terzo. Quanti giri bisogna fare? Solo questo. No, 2 giri alla fine, perfetto. Mi aspettavo di peggio. Ok, andiamo. No, cioè, è bellissimo. Aspetta, aspetta, aspetta. Ci siamo quasi. Bam. Superato. Ma chi sono? Molto meglio io di loro. Com'era il boost? Com'era il boost? Non me lo ricordo più. Non me lo ricordo più com'era il boost. Porca miseria. Forse non posso usarlo. Ok, eccolo. Ok, il massimo è 267 km orari, che è un botto. Tipo, non fatelo a casa. Dubito che abbiate un mezzo di trasporto che vi faccia arrivare a quelle, diciamo, velocità, però. Oh, abbiamo vinto comunque. Porca miseria, la macchina. Però i pattini rimangono la vita. Quindi adesso mi dai, insomma, va bene, ci sta. Mi dai la fare, l'adesivo, giusto? L'adesivo Kawawi. Zoo fotografico suggerimento 3. Se alla ricerca di un animale particolare, consulta i suggerimenti del menu di pausa dello zoo. Ok, vabbè. Rieccoti, ancora molto lavoro da fare, ma hai dei potenziali. Del potenziale. Porca miseria, qua sono tantissimi. Collezione adesivi di Frozen. Adesivi mancanti per arrivare a 20. Ma perché questa cosa devi arrivare a 20? Devi arrivare a 20? Cioè, spiegatemelo, perché devo? Io non voglio. Lancio delle torte. Vai a giocare con la te. Stai scherzando. Oh mio Dio, posso usare lo skateboard? Allora, per chi non lo sapesse, io so andare sullo skateboard. So andare sia sullo skateboard che sui pattini, sul monopattino, sul longboard, un po' tutto. Cioè, ci sono poche cose che non so fare a questo mondo. Right grab. Vediamo cos'altro possiamo fare. Il back. No, che era? Era un kickflip, fammi vedere. No, era uno shove it. Non riesco a capirlo. Boh, a volte fa uno shove it, a volte un kickflip. Aspetta, oddio. Ah, puoi cadere.
Puoi cadere. Come si ria... Ok, aspetta, proviamo a riandare. Vediamo cosa succede se mi alzo e tipo faccio... Niente. Ok, right grab. Grab. Ok, acceleriamo, acceleriamo. Ma io voglio andare sulle... sulle altre robe. C'è modo? No, zero, non c'è il modo. Strano. Aspetta, aia, ma che diamine, sei impazzito. Datemi le piattaforme. Ah no, le piattaforme sono dall'altra. Cos'è questa cosa? Non ci posso salire. Rip. Vai che la provo, vai che la provo. Ulla. Ci sta, ci sta, ci sta. Non mi posso lamentare, un sacco di manovre. Opla. Oddio, si può scendere qui. No, ma che storia. Sono sicuro che qua se sali... Eccolo lì. Lo sapevo. Perfetto. Comunque ragazzi, possiamo chiudere qua questo video di oggi su GoVacation. Grazie per avermi seguito, grazie per il supporto che state dando alla serie. Mi raccomando, io vi aspetto in un prossimo episodio, non mancate assolutamente, per nessun motivo al mondo. Io vi aspetto. Ciao!